Solitamente al Jazz Festival piove sempre e oggi stiamo... Perché è la prima volta che come Banda Cadabra siamo al Festival Jazz. Sarà per questo. Noi normalmente portiamo il sole. Festival come ha il dovere di portare tanta musica di alto profilo, ma anche quello di mettere in comunicazione il pubblico con i luoghi abituali del festival. Le piazze, mercati, quale posto più vivo c'è nella cultura italiana e di molti paesi del Mediterraneo che il mercato rionale? E questo, certo, abbiamo chiuso nel mega mercato di Porta Palazzo, frequentando prima i posti sparsi, cioè i mercati rionali di tutta la città. E nel jazz c'è un aspetto di improvvisazione, suonare in un mercato devi improvvisare rispetto alla situazione che trovi. C'è la spontaneità del posto in cui sei. E quale posto è più spontaneo di un mercato, nel senso dove passa gente, non sai veramente quello che ti capita. Davvero un festival che riesce a coniugare un po' le anime diverse del jazz, perché c'è sperimentazione elettronica, jazz mainstream, pop contemporaneo, forme insomma free jazz in qualche forma, cioè forme lontane, e trovarle in un contenitore solo mette in comunicazione pubblico e musicisti, che si incroceranno anche inusitatamente in modi che non sono soliti e convenzionali, insomma. La città di Torino si merita una sorta di restituzione pubblica, da qualche tempo avviene, rispetto al movimento spontaneo. Ormai tra le due guerre già si suonava jazz a Torino. Io ho avuto la fortuna di cominciare a suonare con i pionieri, i decani del jazz, molti di loro, quasi tutti, scomparsi ahimè, e che suonavano jazz al layer fascista, cambiando i titoli che l'autarchia non permetteva che fossero inglesi e quindi li cambiavano in italiano. Le persone sono estremamente calde, nonostante questa idea che in realtà i piemontesi siano seduti, ma poi i piemontesi sono, insomma, qua c'è un po' di tutto, poi a Porta Palazzo. Torino è una città molto jazz.